Ciao pubblico e benvenuti! Oggi impareremo le basi per disegnare bocche in vari stili. Dato che sarà un lungo tutorial, andiamo subito al grano. Per realizzare una bocca, così come per gli occhi, ci sono modi semplici e complessi. Ma come dico sempre, bisogna partire in una forma base che rispetti l'anatomia e la proporzione. Allora, prima di tutto, farò uno schema dove realizzerò delle bocche maschili e femminili. Partiamo da un semplice primo piano. Stabiliamo la lunghezza della bocca ed il centro con queste tre linee. Facciamo la linea della bocca e realizziamo una piccola V. Che cos'è? È il tubercolo centrale, signori. Sì, si chiama così. Questo è più o meno evidente a seconda della tensione del labbro. Sopra, con una M, abbiamo il bordo del labbro superiore. Poi, delimitate con una linea il labbro inferiore e le colleghiamo la bocca in questo modo. Perfetto, questa sarà la base. Proviamo a farne un'altra, ma con la bocca in tensione. Disegneremo la forma di un sorriso con la piccola V, che sarebbe il tubercolo centrale, e la M del labbro superiore e poi quello inferiore. Semplice? Ok, ora lo complichiamo. Bocca a tre quarti. Stabiliamo la lunghezza del centro. Le linee verticali del centro saranno curve per il volume del labbro. Realizziamo l'arco di Cupido o M ed il tubercolo centrale che sarà più evidente. La linea del labbro inferiore è sempre parallela alla bocca ed uniamo il tutto ai lati. Con la bocca aperta è la stessa cosa. Ricordatevi che le linee centrali avranno un volume che bisognerà rispettare. Bocca di profilo. Ok, è la più semplice. Qui il volume delle labbra è più marcato. La linea guida sarà più corta e senza punto centrale. Importante evidenziare bene la curva di Cupido e la linea del labbro inferiore. Poi la linea del mento e quella della colonna filtrante le faremo come una lunga M. Bocca aperta, stesso sistema, però con la bocca aperta. Bene, adesso le basi sono pronte per disegnare. Farò la coppia perché tanto è lo stesso principio per le labbra femminili. La differenza la vedremo più avanti. Adesso, come potete notare, basta seguire le linee e dare una forma più arrotondata. Disegniamo l'arco di Cupido e la linea del mento. Vi sarete chiesti perché anche sotto ho duplicato la base? Perché vedremo come fare altri stili seguendo le stesse guide. Qui per esempio farò la linea della bocca, accennerò le labbra sopra e sotto e darò una leggera ombra al labbro superiore. Così viene fuori uno stile più da manga. Torniamo alla bocca aperta. Seguite le linee e tenete in mente che le labbra più sono in tensione e più perdono dettagli, diventando così più sottili e tubolari. Disegnate i denti e se non li sapete fare, facciamo un ripasso veloce. Ok, dovete distinguere almeno quelli più in evidenza. Sopra abbiamo gli incisivi centrali che sono quelli più grandi. Poi abbiamo gli incisivi laterali che sono quelli più piccoli. Abbiamo i canini a punta e per finire i molari e il dente del giudizio che in totale sono 5 per ogni lato e sono di forma quadrata. Sotto l'ordine è uguale, con l'unica differenza che gli incisivi sono tutti uguali. Perfetto, adesso torniamo col disegno. Una volta finita l'arcata dentale, passiamo allo stile più semplificato. Qua infatti i denti sono accennati con una linea centrale, tipico. Farò una linea che delimita il labbro inferiore, una piccola ombra per il mento e accennerò l'arco di Cupido. Adesso, nella bocca a tre quarti, la linea della bocca passa a diventare una M in prospettiva. Questo perché si enfatizza il volume delle labbra e del tubercolo centrale. Passando allo stile classico dei manga, invece, lasciamo uno spazio al centro della bocca e con un arco facciamo il labbro inferiore. A me poi andava di ombreggiare la parte del labbro superiore. Una bocca aperta in prospettiva è un pochino più complessa, bisogna dare il senso del volume alle labbra ed è di una forma leggermente curva al sorriso.
Anche se sarà molto semplificato nello stile giapponese, non trascurate questi dettagli se volete un buon risultato. Un labbro di profilo è già più semplice. Però alcuni qui tirano delle linee rette trascurando che l'arco di Cupido e il tubercolo centrale sono comunque evidenti. Certo, questo vale per un disegno realistico. Nel caso del comic, piuttosto che farlo male, viene meglio non farlo. Per il sorriso vale lo stesso concetto. Non tirate linee dritte, date una curvatura a sta bocca. Evidenziate la forma ed il volume. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prima di passare alle bocche femminili, facciamo alcune versioni più fumettistiche dove già molti dettagli non contano più. La bocca chiusa in molti casi è un'interruzione nella linea, tipico dei manga. Un sorriso in prospettiva alla Dragon Ball ha un aspetto più geometrico, la prospettiva è appena accennata. La bocca si può semplificare in mille modi, accennando con poche linee o con ombreggiature. E qui due sorrisi molto comuni nel manga. La bocca femminile cos'ha di particolare? Il volume. Ho copiato lo stesso schema delle labbra maschili perché notiate che la versione al femminile basta aggiungere volume alle labbra. Sono più carnose, si evidenziano di più le curve e dato che spesso usano il rossetto o il lucida labbra o che ne so, si dà lucidità con un piccolo riflesso di luce nel labbro inferiore. Adesso, nella versione semplificata, risalteremo il labbro inferiore e darò l'effetto lucido. Qui avrei dovuto dare un po' più di volume al labbro superiore, però dai, non è male. A questo invece non farò i denti e risalterò il labbro inferiore come nell'altro. Ah, il labbro a tre quarti. Bisogna dargli un bel po' di volume, quindi risaltiamo ste labbra come si deve. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Stessa cosa qui, sarà più semplificato, ma le curve sono sempre ben in evidenza. Ah, in questo sorriso ci metterò dei bei dentoni, oltre che delle labbra da veterana del Botox. Infatti qua darò un bel po' di volume. Ah, bocca di profilo. Fate delle belle curve e non badate a voluminosità. Ok, giunti a questo punto dovreste essere in grado di disegnare le vostre proprie bocche. Cioè, sì, avete capito. Se volete prendere qualche spunto, farò una serie di bocche in vari stili fino alla fine del video. Quindi vi lascio con questa bella compilation e vi ricordo che se avete trovato interessante questo tutorial, di dare like e iscrivervi al mio canale. Mi darete un bel appoggio a continuare e se avete dei dubbi o dei consigli, mi raccomando, non esitate a scriverlo sotto nei commenti. Ok, senza altro da dire, buon divertimento. Ci vediamo alla prossima!
Ok, ho capito, mettiamo qualcosa di più serio. Thank you.
Wow, se sei rimasto fino alla fine del video, scrivilo sotto nei commenti, potrei salutarti nel prossimo.